Il parcheggio di Via Medaglie d'Oro sarà riqualificato con vari interventi sulla struttura, tra cui la realizzazione del collegamento con rampe per ciascun livello. Si manterrà un unico sistema di incasso per la sosta con l'integrazione di un'ulteriore modalità di pagamento. Infatti, oltre alle monete, sarà possibile utilizzare anche carte di credito e bancomat. Tutte le novità verranno riportate nel bando per l'affidamento. Nella giornata di ieri è stata approvata in giunta la delibera relativa all'approvazione degli elaborati relativi alla gara per la gestione delle aree di sosta a pagamento e delle attività complementari, tra cui la gestione degli impianti di ricarica dei veicoli elettrici, la rimozione dei veicoli abbandonati e alcuni interventi di riqualificazione e adeguamento del parcheggio multipiano di Via delle Medaglie d'Oro. Tra le più importanti azioni voglio ricordare che sarà rimodulato il servizio degli abbonamenti per la sosta che consentirà a tutti i cittadini di poterne usufruire secondo scaglioni differenziati anche in funzione delle differenti esigenze. Il costo della sosta oraria, ricordo, rimarrà uguale a quello attuale. Il parcheggio con questo intervento sarà unificato senza l'attuale divisione tra piano terra e livelli soprastanti. Si permetterà così di accedere all'uso dei parcheggi al chiuso più semplicemente. Un altro intervento richiesto dal bando è quello della collocazione nel lastrico di copertura, sarebbe l'ultimo piano del parcheggio di Via Medaglie d'Oro, la realizzazione di tettoie fotovoltaiche sui posti auto con recupero appunto di energia elettrica per la gestione sia della struttura sia per il possibile utilizzo per la realizzazione di una comunità energetica rinnovabile. Ovviamente il bando terrà anche conto di tutti gli incentivi e le previsioni che sono state dettate dal regolamento della sosta approvato dal Consiglio Comunale. Una volta approvato in giunta, il bando sarà rapidamente pubblicato, avviando la procedura di gara, ci consentirà la possibilità di individuare il nuovo gestore del servizio.